In Liguria c'è una bella città marinara che si chiama La Spezia. Non è mai stato specificato quale fosse questa spezia. Presumo l'origano, essendo marinara, ma di spezie ce ne sono tante, che possano insaporire i cibi. Quando vado a cena con una bella donna, parto subito con pepe, peperoncino, 'nduja. Così, per fare colpo su di lei con dei pensieri piccanti. Ma la spezia che io preferisco in assoluto, soprattutto per il lavoro che faccio, è lo zafferano. È l'ideale, è beneaugurante per i comici. Amici miei di Milano mi hanno detto che lo zafferano è perfetto con il riso. Alessandro Di Pietro. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi puntata cromatica, perché vi spiegherò il prodotto del giorno attraverso i colori. E quindi iniziamo con il rosso come il colore degli stimmi dei fiori di cui questo prodotto è composto, giallo, giallo come il colore in cui si trasforma se entra in contatto con un liquido, verde come quelli che servono da un punto di vista economico, perché è un prodotto che, come dire, viene venduto a peso d'oro, almeno così si dice. Avrete certamente capito che stiamo parlando del mitico zafferano. Zafferano, ne parliamo di questo prodotto con un produttore di zafferano, Emanuele Buratti, appunto, dell'azienda agricola Zafferano Deo Fortuna di Palestrina. Benvenuto, buongiorno, benvenuto Buratti. Grazie. E naturalmente aggiungiamo alcune spigolature, alcune curiosità particolari con il nostro caro amico Luca Sessa. Buongiorno Luca. Ciao Alessandro, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccolo lì, Andy Luotto, oggi parliamo di zafferano. Sì, guarda, allora, solo un pazzo furioso può produrre. Questo è un ragazzo giovane che quanto ci vuole un lavoro pazzesco, in più deve essere una persona per bene. Perché? Ma non puoi contraffare, si può fare però. Eccomelo, perché so che nel mondo dello zafferano di persone per bene ce ne sono poche. Pochissime. L'Italia produce il miglior zafferano del mondo. Sì. Diciamocelo. Tra l'Abruzzo e la Sardegna non è... Senti, sì. Allora, oggi parliamo di pittule al parmigiano e zafferano. Zafferano, eccolo qui. Vuoi spiegare ai non salentini che cos'è una pittula? Una pittula è una frittina, una pallina, una fritta, una cosa fritta. Io ho dovuto fare l'impasto prima perché c'è il lievito, deve crescere. Tu mi hai scritto olio di arachidi, 150 grammi... Non frega niente che io parlo da solo qua. Tu sto a sentire. Tu mi hai scritto qua la lista della spesa. Bene, olio per friggere. Olio di arachidi. Bene. 150 grammi di farina 00. Eccolo qua. 150 grammi di rimacinata. Bravissimo. 60 grammi di parmigiano. Sì. 0,25 grammi di zafferano, non sono pochi. No, eccoli qua. In pistilli. Sì, in pistilli. Lievito di birra. Basta. Un pizzico di zucchero. Allora, se non metti lo zafferano... No, che lo facciamo a fare? Sono 30 centesimi a porzione di condizioni. Senti, palline. Io ho fatto un calcolo che siamo sotto ai 2 euro, 1 euro e 80. Ma siamo sotto l'euro se mangi 15 pezzi. Non c'è niente, guarda che ecco questi. Ma tutto per un piatto tutta sta roba hai fatto? Non è che ho fatto, questo cresce, c'è lievito, cresce. Ah, cresce. Io quello che e allora facciamola prima. Crescere questa puntata, facciamola lievitare con alcune domande particolari. Che io voglio fare al nostro amico Buratti dopo aver introdotto l'argomento attraverso questo nostro servizio. Guardate. Lo zafferano, la spezia più costosa e pregiata del mondo, protagonista del gustoso risotto alla milanese, rappresenta una delle nostre eccellenze. Siamo infatti uno dei più importanti produttori di questo costoso e prelibato oro profumato. Uno dei principali motivi del prezzo dello zafferano è la complessità del metodo di raccolta. Viene infatti ricavato dallo stemma essiccato del fiore Crocus sativus. Per ottenerlo bisogna dunque separare la parte femminile del fiore ed asciugarla, il tutto totalmente a mano. Ogni fiore ha poi solamente 3 stimmi. Per ottenere 1 chilo di zafferano occorre quindi raccogliere manualmente ben 170.000 fiori.
Buratti, non sembri sciocca la domanda, però la ritengo opportuna. Che cos'è lo zafferano? Lo zafferano è una spezia molto pregiata che si ricava dal fiore del Crocus sativus, che è la pianta appunto che dà lo zafferano. Lo zafferano è conosciuto sin dai tempi remoti, dall'età del bronzo appunto, per le sue proprietà benefiche, cosmetologiche e culinarie. I benefici sono moltissimi. Fa bene. Allora io adesso, col suo permesso, sto staccando questo e lo voglio mettere, ecco, lo metto sulla mia giacca in modo che si contrasta. Questi appunto sono gli stimmi. E si vede bene. Ecco. Gli stimmi è la parte appunto della spezia più pregiata, che si separano dai petali e dai pistilli. I pistilli sono i componenti gialli del fiore. Una parte è femminile e una parte maschile del fiore. Allora, quando si, in che stagione si pianta la pianta dello zafferano? Lo zafferano si semina da metà agosto fino a metà settembre, e quindi la durata è molto breve. Si raccoglie in autunno. Io l'ho raccolto da metà ottobre fino a fine novembre. Però il periodo di massima raccolta è fine ottobre. Fine ottobre. E come si arriva a ottenere questa preziosissima sostanza? Una volta raccolto il fiore, si separano gli stimmi appunto dagli altri componenti del fiore, dopodiché viene fatto essiccare dopo alcune lavorazioni, cioè tutto un lavoro di umettatura con l'olio, per conservare meglio le proprietà organolettiche della spezia. Bene. Viene fatto essiccare ad aria calda a 40 gradi per avere un prodotto di altissima qualità. Allora, all'estero usano altri metodi, usano il sole. In Marocco, per esempio, usano, però perde molta qualità. Certo, lì il sole non gli manca. Perché lo zafferano non deve rimanere a contatto con la luce, perché è fotosensibile. È fotosensibile. Io infatti una volta lavorato lo metto al... Allora, io lo rimetto qui, adesso è a contrasto per farlo vedere bene. Domanda. Io oggi pongo il seme. Bene. Esatto. A quando ottengo questi stimmi? Diciamo dopo 30 giorni. 30 giorni. Dalla semina. Oh, io so che l'Iran è uno dei maggiori produttori di zafferano al mondo, ma come naturalmente succede, chi produce grandi quantità è molto probabile che faccia poca qualità, perché io so, e non per sposare sempre il solito campanilismo alimentare, che l'Italia sulla qualità non è seconda a nessuno. Quali sono le zone italiane a maggior vocazione per lo zafferano? Le zone a maggior vocazione sono l'Abruzzo con Navelli, con Navelli, una zona storica appunto dello zafferano, e San Gavino, anche lì in Sardegna. In Sardegna. Anche lì c'è una storia appunto sullo zafferano e sono le due regioni che producono più zafferano. E quando lei dice storia, perché non ce la racconta? La storia è molto ampia dello zafferano. Insomma, la sintetizzi. Lo zafferano è stato portato dai greci, romani e dai fenici, dall'Asia Minore, oppure Mediterraneo o Medio Orientale. E, appunto, si conosce già da 3.000 anni fa, per le sue capacità appunto benefiche. Buratti, ma se io volessi coltivare nel mio orticello, non dico il balcone, ma il mio orticello, lo zafferano, ci riuscirei? Non tutti i terreni sono appropriati, perché lo zafferano deve essere coltivato in terreni drenanti, odia i ristagni idrici, quindi in terreni argillosi, e potrebbe subire delle patologie funghine. Addirittura. E quindi va a morire dopo pochi mesi. Anche una cosa, tu hai detto orticello. Allora, per tirare fuori 2 grammi, quanto spazio ci vuole? Tanto. Perché allora un grammo di zafferano viene prodotto da... Io gli ho fatto questa domanda perché conoscevo la risposta. Ah, scusa, non mi ricordo. Perché c'è chi dice, visto che è una pianta preziosissima, io me la coltivo, invece è assolutamente una sciocchezza. Giusto? Per fare un grammo di zafferano bisogna avere 150 fiori. 150 sono i stimmi ricavati da 150 fiori. Capite? Quindi perché? 450 stimmi, ossia fili rossi. Certo, quindi questo giustifica il prezzo. Esattamente. A proposito purtroppo dei prezzi, vogliamo sentire che cosa ne pensa il consumatore
abbiamo mandato la nostra Amanda in un mercato rionale di Roma a sentire la voce appunto dei mercati. Guardate. Alessandro, buongiorno, siamo qui dal mercato di Casal de Pazzi, dalla bottega Pasolini con Rudy per parlare di zafferano. Ciao Rudy. Buongiorno. Allora, innanzitutto, qual è la differenza tra zafferano in polvere e zafferano in pistilli? Beh, i pistilli sono così come sono, mentre in polvere vengono praticamente tritati e polverizzati i pistilli. E quanto viene una confezione all'incirca di zafferano? Può variare dai 3 ai 7-8 euro. E come mai costa così tanto lo zafferano? Beh, perché la manodopera che c'è per raccogliere lo zafferano è importante. E quali piatti si possono cucinare con questo prodotto fantastico? Beh, possiamo spaziare dal risotto, classico risotto alla milanese con l'osso buco, agli arancini, a una pasta, a un secondo, si possono fare tante cose. Grazie mille Rudy, dalla bottega Pasolini, mercato di Casal de Pazzi, a te la linea. Ciao Alessandro. Prego la regia di inquadrare le mani di Andy Luotto. Guardate un po'. Che la tecnica è questa. Prova a alzarle un po' così. E che poi mi cade, scusa. Ti cade, e deve cadere in padella. Appunto, senti, allora, quando lavorate con l'olio, se fate cadere dall'alto, schizzo. Vi fate male. No, vi fate male, vi bruciate. Non bisogna avere paura dell'olio. Bisogna avere la mano bagnata. Ogni tanto la mano è bagnata. Vedi, con la sinistra raccoglie il prodotto. Con lei fa una pallina che la mette dentro. Perfetto. Si gonfia e guardate un po' che cose arrivano. Allora, allo questo... zafferano c'è del parmigiano, poi per condire metteremo altro parmigiano. Ecco qua. Ecco, più ne fate meglio è. Eh beh, certo. In questo caso oggi condiamo con lo zafferano di lusso. Ma se no si possono fare cacio e pepe, come sì. Con lo zafferano è proprio di lusso. È di lusso, eh? Sì. E noi siamo di lusso. Ci mancherebbe altro. Allora, andiamo a proseguire con le domande al nostro amico. Ci dice un prezzo, un range di prezzo, una forchetta, come si dice, che può aiutare i nostri telespettatori a orientarsi sullo zafferano e non prendere fregature? Okay. Il prezzo al grammo dello zafferano varia, il buono zafferano italiano, dai 25 euro ai 60 euro. Dai 5 ai 70? Dai 25 euro. Ah, 25, ma... Meno di 20 euro è un prodotto straniero. Oh, parliamo di quei prodotti che inquinano il mercato, perché dietro lo zafferano ci sono notevoli fregature, diciamo, ci vuole raccontare qualcosa in tal senso? Purtroppo lo zafferano se ne produce talmente poco per soddisfare la domanda mondiale e viene contraffatto con la curcuma colorata. Si colora la curcuma con l'anilina, che è una sostanza rossa. 25 grammi di curcuma quanto costano? Zero. Pochissimo. Niente praticamente. Lo zafferano ha un valore molto più alto e purtroppo... E quindi come facciamo noi consumatori a non cadere in queste trappole? Bisogna guardare per bene il prodotto? No, basta prendere lo zafferano in stimmi come lo lascio io. Bene. Così almeno... io ho visto che lei ha fatto addirittura il miele allo zafferano, esatto. Guardate un po'. Miele di acacia con zafferano, aromatizzato con lo zafferano. Nel miele viene messo appunto polverizzato, frantumato, per un'infusione più rapida. Intero, se no andrebbe messo in infusione per lasciarlo in infusione per 2 mesi. Oh, all'inizio Andy ha detto che lei è un pazzo, come tutti... i produttori di zafferano, perché c'è un fermo capitale? C'è un problema di investimenti, di alti investimenti? No, perché lo zafferano ha un lavoro manuale molto grande, perché non ci sono trattori che raccolgono zafferano, è tutto fatto a mano, dalla raccolta fino alla sfioritura per prelevare appunto la spezia. E quindi le aziende in quei paesi che lei mi ha detto e in quegli altri... Lei di dov'è? Palestrina. Palestrina, alle quindi porte siamo nel di Lazio. Roma, chilometri zero appunto. Quante donne, perché so che è la mano femminile più che altro, sì, che produce, diciamo, che tira fuori dal fiore. Quante donne impiega lei? Io 4 signore. 4? Sì, sì. Ah. E lavorano quante ore? È tante. Non si contano. Ci
Ci sono giornate in cui i fiori sono tanti e si fa tarda mattinata del giorno dopo. Luca, che mi dici sullo zafferano? Beh, elemento di valore, di grande valore per la cucina, che ha un legame molto importante, come ha detto il nostro ospite, appunto si parla di millenni. Ci sono alcune testimonianze molto interessanti che insomma sono anche cruciali per capire lo sviluppo poi dell'utilizzo dello zafferano nella nostra cucina. Basti pensare che nel 1450 il cuoco degli Sforza lo utilizzava per portare sulle tavole dei nobili milanesi alcune portate impreziosendole, sia dal punto di vista cromatico, come sì, giustamente hai detto tu, che del sapore. E l'emblema probabilmente del legame tra la tradizione culinaria del nostro paese e lo zafferano è proprio il risotto alla milanese, nato quasi per scherzo nel 1574, in occasione delle nozze della figlia di un importante vetraio belga. I cuochi presero un po' di zafferano che il vetraio utilizzava per le sue pitture, perché volevano rendere il piatto artistico, ma in realtà la cosa piacque tantissimo e quindi di lì poi si è creata questa tradizione. Il risotto, che è la portata più importante, ma ce ne sono tante altre, basta pensare... Il risotto giallo milanese, no? Esatto, quella è la principale, però un po' in tutta Italia alla fine lo zafferano ha ancora un ruolo importante, basti pensare alle Marche con il brodetto di Porto Recanati, perché si sposa molto bene con zuppe, no, guazzetti, insomma, portate a base di pesce, o in Toscana. Sono varie le salse che vengono preparate per accompagnare poi il bollito. E possiamo andare anche in Umbria con le tagliatelle, zafferano e prosciutto, o in Sardegna, che oltre a essere terra appunto di produzione, è una terra dove ne viene utilizzato tanto, sia per portate salate che dolci, in particolare appunto per dei dolci fritti che vengono preparati in occasione del carnevale. Buratti, ci dice qualcosa sulla filiera della produzione di zafferano? Ci racconti la sua azienda, via, forse è la cosa migliore. La mia azienda è a conduzione familiare. Sì. E noi produciamo una piccola quantità ovviamente di zafferano, troppo per arrivare a cifre come un chilo di zafferano ci vuole tanti fiori. E una volta appunto... Invece che dire tanto, ci può dire grosso modo quanti fiori? Per un chilo di zafferano 150.000 fiori. 150.000 fiori? Quindi ogni giorno noi lavoriamo dai 4.000 ai 10.000, dipende dalla giornata. Dalla fiorita. Quindi voi raccogliete e immediatamente subito lavorate il prodotto? Sì, alla mattina presto viene raccolto il fiore da chiuso per preservare appunto le qualità della spezia, perché non deve prendere la luce del sole. Quindi raccogliete quasi all'alba? All'alba, ancora quando prima che spunta il sole. Esatto. Poi una cosa che voglio ricordare è che il termine zafferano viene dalla parola araba Zafaran, che significa splendore del sole. La sapevi tu questa? Questa no. Vedi? Impariamo tutti. Ah, beh, proprio infatti, per il colore che dona alle pietanze o... Quindi è un prodotto che ha la sua cultura, la sua origine nell'Oriente. Sì, perché come dicevo in precedenza è conosciuto già dall'età del bronzo. È scritto anche nei racconti della Bibbia e anche in altri, nel Corano e in altri testi sacri. Che meraviglia, quante belle notizie che si imparano conducendo questo programma. Questo è il... Ma che meraviglia pure questa. È la spezia più costosa del mondo. Le pittule sarebbero pittule, queste. Sì. Un po' di parmigiano. Bene. E basta. Come un piatto semplicissimo, povero, senti, si può nobilitare. Lo zafferano sta lì dentro. Sta nell'impasto. Nell'impasto? Sì. Sì. È un bel profumo di... Prego. È vero, magnifico. Eccolo qua. Allora, con le pittule fatte da Andy Luotto, Tommaso Caporale, che cosa abbina, quale etichetta, perdona, sì, abbiniamo? Beh, oggi abbiamo un piatto sicuramente abbastanza speziato, poi c'è è complesso anche nei sapori perché c'è il fritto. Abbiamo stappato una bottiglia di Chianti, un Chianti Riserva d'OCG. L'etichetta si chiama Dal Campo, della famiglia Sensi. Ricordiamo, la famiglia Sensi alla terza generazione, dal 1890, quindi sono una famiglia di viticoltori nel territorio toscano. Il Chianti ovviamente ha una origine antichissima, è uno dei
dei vini toscani più famosi al mondo. In questo caso è una riserva proprio perché fa un invecchiamento lungo. Stiamo parlando del 2017. Siamo a Vinci, in un territorio in cui la famiglia Senza ha ereditato questa fattoria dei Medici, un'antica fattoria cinquecentesca, dove ovviamente sono presenti 200 ettari tra vigneti e uliveti. Andiamo nelle caratteristiche del vino, perché debbono ovviamente, anche in questo caso, essere equilibrate a quelle del piatto. È un colore rosso intenso con riflessi aranciati. Al profumo sentiamo della frutta matura, anche in questo caso frutti rossi maturi, prugna, ciliegia, anche del legame con l'invecchiamento, la botte, quindi chiodi di garofano, un po' di pepe nero. In bocca è molto avvolgente, questo tannino morbido significa appunto che le uve sono riuscite ad essere molto più, diciamo, addolcite dalla presenza del legno e quindi danno una stringenza poco sviluppata, però c'è ed è ideale per l'equilibrio e l'armonicità con questo piatto. Bene. Ho visto che Andy si è avvicinato con un passo felpato al nostro amico Buratti. Ma con il massimo rispetto, perché fanno un lavoro impossibile questi signori. Solo un pazzo come te poteva individuare un altro pazzo come lui. No, ma apprezzo il lavoro che fanno, perché è disumano. Parlate un attimo fra pazzi. No, ma guarda, tra uno Zafferano Scrausola, c'è il mondo, ci vogliono proprio la gente che sta lì pistillo per pistillo con le mani unte a tirare fuori le cose. Artigianale, molto. Per tirarne fuori un chilo, quando ci vogliono 3 ettari, quanta terra ci vuole? No, un ettaro. Un chilo, un lavoro infinito. Ma ci vuole anche una certa abilità manuale per non rompere il... Ma hanno messo il meno possibile per non rovinare appunto il profumo. E poi l'essiccazione, perché uno se sta lì e starnutisce, che capito che se ne vanno i pistilli ovunque. I tempi mi giusti. Mi viene anche da dire un'altra cosa, se questi migliaia e migliaia di fiori vengono raccolti prima che nasca il sole, dovete anche, come dire, correre. Esattamente. Loro poi dicono di controparte che con un grammo si fanno 20 risotti. Io ne faccio 7. Perché sono goloso. Vabbè, ma tu sei... No, mi piace spendaccione, proprio. Sei. Proprio mi piace. Un io riesco a farne anche di più di 20. Col mio. Perché tu levi tristino. Bene, con il permesso di Andy Luotto e di tutti i nostri amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi abbiamo presentato, attraverso lo Zafferano, il meglio dell'Italia sulla tavola degli italiani. Saluto il nostro amico Emanuele Buratti. Così come saluto e ringrazio Luca Sessa, ringrazio anche Andy Luotto e Tommaso Caporale dei piatti che ci hanno presentato, e io vi do appuntamento a domani sempre e comunque alle ore 12, puntuali.